Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Chiara e anche oggi sono qui per fare un video insieme. Allora, stessa location delle unghie dell'altro video che vi lascio qui nelle schede. Ne approfitto per farne un altro visto che sono qui ed ho del tempo. Quindi oggi carrellata di video, poi più avanti capirete il perché di questa maratona di mini video. Un attimo, arrivo subito. Eccomi. Allora, sapete che io faccio i video sempre a getto. E c'è un video che del quale ho scritto il titolo mentre stavo dormendo facendo i miei diari, ok? Chi segue i miei vlog sa cosa faccio. Se non mi seguite, male, male, molto male. Dovete iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, un commentino. Chi mi segue sa che gradisco un cuoricino viola nei commenti, quindi se state iniziando a vedere questo video mettetemi un cuoricino viola. Per il resto volevo fare un discorso, quei discorsi che di solito faccio all'interno dei miei vlog ma del quale ci tenevo a fare un video, chiamiamolo baby. Allora, qualche giorno fa mi è capitato di mettere nel mio Instagram, non sono tanto attiva perché sapete, sono più che altro attiva per rispondere ai vostri messaggi privati, perché io, sapete, lo dico sempre, soprattutto adesso che i numeri comunque me lo consentono, anche se in realtà sto facendo anche un po' fatica a stare dietro ai commenti perché il tempo è quel che è. E poi a volte diciamo mi perdo un attimo nel fare cose, li lascio un po' indietro, poi diventa un casino. Queste sono parentesi esterne. Comunque diciamo che su Instagram quando pubblico qualcosa, ultimamente sto cercando di pubblicare sempre qualcosa di motivante e di felice. Insomma, no cose triste, no lamentele, anzi sto proprio facendo un percorso dove mi sono resa conto che la lamentela e l'essere tristi, frustrati, essere sempre arrabbiati è qualcosa che ti peggiora veramente l'esistenza. Me ne ero già accorta anni fa, però sapete, quando vi accorgete di qualcosa ma non gli date peso, dopo ricominciate, no? Vabbè, quest'ultimo periodo qua su Instagram mi era capitato spesso di farmi vedere triste, sconfortata, sconsolata, soprattutto dopo la rottura con l'ex moroso, insomma, con l'innominabile. Voi ormai sapete che era l'innominabile. E dopo un po', insomma, comunque questo malessere è stato, diciamo, un passeggero, come è giusto che sia, e ho voluto proprio cambiare anche me stessa, cioè, ripeto sempre, questa rottura sarà la più grande fortuna della mia vita, ma non perché quella persona lì fosse sia da demonizzare. Io quella persona là, ripeto, vorrò sempre un enorme bene, anche se non fa più parte della mia vita in nessun modo, cioè proprio come se fosse completamente sparita dalla mia esistenza, ed è un bene questo. Quindi quando io dico che l'essermi lasciata sarà la più grande fortuna della mia vita, non lo dico in senso disprezzato, oh mio Dio, mi sono intartagliata, di disprezzo verso di lui. Anzi, ripeto, nonostante tante cose, sarà una persona che comunque io ho amato tantissimo, alla quale ho voluto tantissimo bene, per la quale ho fatto tanto. E non rinnego nulla di questa storia, ok? Quindi ci tengo a specificare questo perché a volte sembra che si debba necessariamente parlare male, provare odio per qualcuno che non c'è più nella nostra vita. No, anzi, sono cresciuta tanto in questa storia e questo momento qua di stacco mi sta facendo crescere ancora di più in tutti i sensi. Quindi veramente questa persona, lasciandomi, mi ha fatto davvero un regalo. Però ripeto, quando io dico questo, se capiterà anche a voi dire questa frase qua, perché penso che capiterà un po' a tutte, non ditela mai pensando che vi siete liberati di una brutta persona. Semplicemente vi state aprendo ad altre strade e alla possibilità di crescere, che sono due cose
opposte, non, cioè non è una cosa legata all'altra, ok? Quindi non vedete mai quella nota negativa verso la persona non c'è più, cancellata, cioè non c'è più, quindi non c'è motivo di dargli una notazione negativa, non importa cosa vi abbia fatto, non è importante, non c'è più, è passato, ieri, cioè ieri non esiste, non si può tornare indietro, quindi ieri non esiste. Tutto ciò che è stato andato bene così. Da oggi è diverso. Bisogna essere padroni dell'oggi. Torniamo al discorso. Questa era una precisazione giusta, secondo me, doverosa da fare. Quindi, sul mio Instagram mi è capitato, soprattutto nei primi periodi, di provare anche un po' di frustrazione verso l'essere maschile in generale, quindi pubblicavo spesso qualcosa di magari un po' triste, meno romantico, melodrammatico, romantico-drammatico, insomma, robe così, che classiche, no? Insomma, voglio dire, sono una ragazza normale, non sono un alieno. E nell'ultimo mese invece ho cominciato ad essere sempre molto positiva, a pubblicare belle frasi, qualcosa di motivazionale come faccio qua con voi nei video, insomma, voi chi segue i miei vlog ha visto questo enorme cambiamento che sto facendo sia volontariamente che non in realtà, perché è proprio una cosa che mi è scattata dentro e che poi ho continuato a voler cercare, quindi è una cosa che è venuta sia naturalmente che poi io una volta averla presa, questa consapevolezza di questo modo di vedere le cose, ho detto no, voglio che sia qualcosa di più di un passaggio e mi sono messa a leggere, a studiare, ad approfondire e a riprendere una parte di me che avevo seppellito. Un po' come, perché a volte, sapete, siamo anche un po' influenzati da queste immagini di quello bello e dannato, la bella e dannata, no? Tirano sempre. E nella mia testa sono sempre stata bella e dannata perché mi hanno sempre affibbiato questa caratteristica che io trovavo anche affascinante, perché no? In realtà sì, sapete, no? Come quando ho guardato una serie TV, quella che tira di più è sempre quella che ha più problemi. Io non ho mai avuto problemi di chissà che tipo, però sono comunque una persona abbastanza particolare, ecco. Codina. Questa spada di casino qua. E quindi anche le persone che mi seguono su Instagram, tra cui qualche ragazzo in particolare che ha cominciato a seguirmi dopo che avevo fatto una serata in discoteca, mio Dio, che segue i miei vlog, sa che avevo detto mai più perché non è luogo per me. Da lì alcuni ragazzi hanno cominciato a seguirmi su Instagram, no? E quindi chiaramente hanno visto la parte di me, cioè mi hanno conosciuto con una mentre io sfogavo, diciamo, le mie frustrazioni, i miei dolori su Instagram con appunto reel drammatici o meno. E quindi pensavano, insomma, che fossi quel tipo di persona, chiaramente, perché sono addentrati nei miei canali social, nel mio Instagram, con quei messaggi che io mettevo, non sapendo che magari mi fossi appena mollata, eccetera, quindi che ci fosse anche una sorta di, aspetta che c'è troppa luce, mi sembra, di motivo, ecco, per cui pubblicavo ciò. Quindi quando hanno visto questo cambiamento mi ha fatto molto ridere perché l'altro giorno ho pubblicato una foto di rose che avevo trovato su Pinterest, che erano rose sfocate. Sotto avevo scritto sull'immagine va tutto per il meglio e lì mi sono arrivati un sacco di messaggi con scritto ah, che bravo questo, perché pensavano che le rose mi fossero state mandate, che vabbè ci sta. E tutti hanno pensato che io mi fossi fidanzata, che io fossi felice solo perché mi ero fidanzata. E di cui uno in particolare mi ha scritto: ma come mai tutta questa felicità? Cioè, sconvolti, no? E io, la felicità va allenata. È come un muscolo, più l'alleni, meglio viene. E questo mi dice:
Ah, pensavo che ti fossi fidanzata. Quindi, mi ha fatto, sapete perché rido? Mi ha fatto ridere, a parte, vabbè, può succedere anche di ritrovare un'altra persona dopo appena 2 mesi, però, insomma, io penso che quando una storia di 4 anni finisce, si debba stare da soli per un po'. Poi, posso innamorarmi domani, eh? Anzi, mi innamoro tutti i giorni in realtà. Soprattutto in palestra, però questo è un dettaglio scherzoso, chiaramente. Però quello che mi ha fatto ridere è stato che il pensiero comune fosse che la felicità è dovuta solo a ti sei trovata un nuovo volatile fondamentalmente, no? Ah, hai trovato uno, quindi è felice, grazie. Quindi la mia felicità, cioè, non la mia, ma questo vuol dire che è il loro che è il loro pensiero generale, perché se l'hanno pensato di me sarà il pensiero generale, no? Che farebbero con qualsiasi ragazza. Quindi il pensiero generale è che una donna, probabilmente vale lo stesso anche a viceversa, secondo la massa, intendo chi non ragiona, forse è la società, non lo so. Comunque il pensiero generale per l'appunto è stato che la felicità viene solo se finalmente trovi qualcuno. Che per carità è chiaro che se arriva la persona giusta voi siete felici, perché io mi ricordo bene gli inizi delle mie storie ed erano, cioè io ero una Pasqua, quindi ok, ma davvero una persona, cioè davvero è l'unica cosa che viene in mente a qualcuno? Io questo che mi ha lasciato sbigottita e che mi ha fatto anche un po', mi ha fatto sorridere e soprattutto mi ha fatto pensare. Mi ha fatto pensare che la gente è davvero infelice. La gente è infelice, non sa stare da sola, perché se, ripeto, se l'unico pensiero che queste persone hanno avuto, tutti maschi, hanno avuto è stato che sono felice o che sono più felice solo perché secondo loro avevo trovato un uomo volatile. Fa ridere, detta così. Vabbè, un uomo moroso, dai, facciamo in serio, un uomo moroso. Forse è un po' una visione un po' limitante della vita, direi, no? Cioè, se allora se non ho il moroso sono automaticamente, necessariamente infelice. Che visione triste della vita, voglio dire. Io sono stata sola tanti anni. Adesso l'ultima storia che si è conclusa è durata 4. E sono stata felice per certi aspetti e per molti altri no. Quindi non è che col moroso ero più felice che senza. Negli anni prima, io sono stata da sola tanti anni prima di trovare il mio ultimo moroso innominabile, e io sola stavo una favola. Stavo molto bene, perché imparare ad amare la solitudine verso se stessi, mamma, ho perso completamente il filo del discorso. Comunque, beh, cavolo. Comunque dicevo, lo trovo molto limitante e probabilmente comunque è un qualcosa di reale, di comune, se, perché veramente in tanti mi hanno chiesto questo, quindi vuol dire che la maggior parte delle persone non sa stare sola e non capisce come una persona sola possa essere felice, che questo non vuol dire alzarsi e dire wow! Evviva la vita! Urlando e sembrando fatti. No, chiaro, cioè, mi alzo come le persone normali, contenta di alzarmi però alla mattina, perché ricordatevi sempre che c'è qualcuno che per alzarsi dal letto deve chiedere aiuto. E sono realtà non troppo distanti probabilmente da nessuno di voi, perché tutti conosciamo qualcuno che purtroppo non sta bene. Quindi io da un po' di tempo a questa parte sono cose che ho sempre pensato, ma ultimamente le sto pensando di più, perché se voi cominciate ad essere grati di quello che avete, vi sentite molto meglio, non vi sentite più privi di qualcosa, ma vi sentite pieni di cose.
vi sentite bene. E la felicità, come la gratitudine, come il pensiero positivo, sono cose che vanno allenate. Più voi lo fate, più voi state bene. Provate, provate per credere. Provate ad alzarvi, ma credendoci al mattino, dicendo: che bello, oggi sarà una bella giornata, oggi sto bene. Pensando, cavolo, posso alzarmi dal letto con le mie gambe, sto bene. Io sto bene, grazie, sono sano, grazie, sono sana. Oggi sarà una giornata impegnativa, però sarà comunque una bella giornata perché io decido che oggi sarà una bella giornata, qualsiasi cosa accada, perché siamo noi padroni dei nostri pensieri, quindi siamo noi padroni della nostra felicità. È chiaro che se nel traffico uno mi taglia la strada, o rischio di investire qualcuno perché ci sono quei cazzo di monopattini che vi passano di fronte all'autobus. E l'autobus purtroppo non è che si frena così facilmente e voi rischiate di investirlo, quindi di avere una serie di rogne legali infinite. Ok, non è che in quel momento là non mandate a fare in culo il tipo del monopattino, però da lì, ok, dallo sfogo momentaneo, quindi quella parentesi là, al trascinarsi dietro tutto il giorno quell'episodio, capite che cambia molto la bilancia, c'è lo sfogo di un momento e porta a un conto a un certo peso e lo sfogo di un momento prolungato tutta la giornata ha un altro peso. Andate a dormire che siete sconvolti e sfiniti e non ha assolutamente nessun senso, non vi porta a niente, non vi porta a niente se non ad incazzarvi. Quindi ne vale la pena? No, vi assicuro. Io faccio un lavoro definito tra i più stressanti che ci siano e credo di non essere assolutamente stressata, anzi, piuttosto mi stressavano altre cose che ho imparato proprio a. Io faccio questo gesto qua proprio. Chi se ne fotte, ma chi se ne frega? La vita è bella, ma che cazzo me ne frega di tutto quello che accade? Cose che io non posso controllare, ma volete che io stia qui a diventare matta? Volete che io mi rovini la vita? Volete rovinarvi la vita? Se cade una piuma un po' più in là, non può essere un problema. Allontanate le persone che vi fanno sembrare tutto così pesante, che tutta la vita sia una guerra. La vita non è una guerra. Lo è se volete che lo sia. Se invece voi volete essere felici, la felicità è qualcosa che controllate voi. Il vostro star bene, il vostro star sereni, lo controllate voi. Nessun altro, non è colpa di nessuno attorno a voi se voi siete incazzati per tutto il giorno. Qualcuno può farvi incazzare 5 minuti, dopo da lì deve finire. Se siete incazzati tutto il giorno è un problema vostro, siete voi il problema. Quindi voi potete avere la soluzione, quindi decidere di cambiare modo di pensare. Cambiando modo di pensare, a volte si fanno le cose migliori della vita. E non dite, ma io sono fatto così perché io sono fatto così, è una frase stupida, è una frase che non ha senso. Cosa vuol dire io sono fatto così? Non ha nessun senso, ognuno di noi può cambiare, se vuole cambiare. Dire io sono fatto così è una scusa, né più né meno. Io sono triste di mio, di carattere, è una scusa. Ah, ma io non sono portato per fare queste cose, è una scusa. È una scusa perché avete paura di non essere capaci, avete paura di fallire. Ma con la paura di fare, non farete mai niente e vi precludete da soli la possibilità di avere una vita bella, serena, tranquilla. Ed è davvero un peccato. E ve lo dice una persona che è stata tutto tranne che serena, soprattutto, cioè, ve lo dice una persona che credeva di essere una di quelle persone non in grado di poter essere felice e contenta. Proprio perché è troppo sensibile, troppo puntigliosa,
troppo combattiva anche, ma nonostante io sia una combattente, ho deciso di non voler vivere in guerra. Le guerre si fanno quando si devono fare, ma non a caso. Quando c'è senso di essere combattivi si combatte. Quando c'è motivo di essere in guerra si fa la guerra. Se non c'è motivo, non si fa e non troviamo motivi stupidi per farci la guerra, per sabotare noi stessi e tutto quello che gli va dietro. Mi raccomando. Questi sono sempre discorsi un po' difficili che mi piacerebbe essere capace di trattare anche meglio di così. Spero di riuscire a fare del mio meglio, ecco, a darvi qualcosa di positivo su cui riflettere. Ed io credo che sia questo, diciamo, il mio percorso migliore, oltre al make-up, vabbè, la cura di se stessi, però la cura di se stessi va oltre al make-up. Il make-up è una cosa in più, è una cosa estetica, ma avere cura di se stessi vuol dire curarsi per prima cosa fisicamente, dentro e fuori. Dopo viene l'abbellimento, quello è l'ultimo step, non è il primo, ricordatevelo. Quindi, concludendo questo video, imparate e impariamo io insieme a voi ogni giorno a pensare a qualcosa che ci può rendere felici. Se siete tristi, ci sarà qualcosa nella vostra vita che vi rende felici, no? Il gatto, il cane, il moroso, il marito, vostro figlio, un paesaggio, qualcosa che vi piace particolarmente. E quando siete incazzati, pensate a quello. Quando siete incazzati, pensate a qualcosa che vi ha fatto ridere a crepapelle. E vedrete che un po' alla volta la vostra negatività scende. Ma va fatto tutti i giorni, è come andare in palestra. Perché siamo noi a controllare la nostra mente. E la mente va allenata. Non se ne va fuori da questo. Ecco, io spero di aver fatto un video il più costruttivo possibile, spero che nel tempo, negli anni, io possa farli in modo sempre più costruttivo, in realtà, perché ora mi rendo conto che probabilmente non ho ancora né i mezzi né il dizionario adatto per trattare questi discorsi, però sono discorsi che io faccio davvero col cuore e che credo che nonostante non sia per l'appunto forse la più brava a fare questi discorsi in questo momento della mia vita, perché sento un profumo strano, qualcuno sta cucinando un minestrone. Dicevo, nonostante siano, diciamo, delle etiche che sto affrontando da poco, perché sapete, un conto è pensare, un conto è parlare ed esporre un pensiero, spero di averlo fatto al meglio. Qui proprio scusate, guardavo là che c'era un insetto che cercava di entrare dalla mia finestra, maledetto. E spero comunque di avervi dato un buono spunto di riflessione. Ora vi mando un grosso bacio, vi invito a dirmi quello che pensate nei commenti, chiaramente, perché io vivo per i vostri commenti. Vi mando un grosso bacio, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se questo tipo di video vi piace. Io qua cerco di essere più presente possibile, vlog, video, tutto quello che ci va di fare, noi lo facciamo e ci vediamo presto con un prossimo video. Un bacio!